dal pipistrello all'uomo e non dal pangolino, un formichiere. Si sarebbe trasmesso così il coronavirus, la straordinaria scoperta della mutazione genetica che ha trasformato il coronavirus dagli animali selvatici in un virus umano, adatto cioè al nostro organismo e capace di colpirlo, la si deve al gruppo di statistica medica ed epidemiologica molecolare dell'Università Campus Biomedico di Roma, diretto da Massimo Ciccozzi. Lo incontriamo nel laboratorio in cui da giorni vive con il suo team. È un coronavirus animale e lui fa parte del pipistrello. Normalmente sta nel pipistrello, sta nel cane, sta in tanti animali. Cosa succede? Che nel tempo lui prova a fare delle mutazioni. Poi per caso fa una mutazione che gli permette di fare proprio il salto di specie, cioè fa una mutazione che va a riconoscere dei recettori particolari, cioè sulla cellula respiratoria. È come un gioco di chiave e serratura, no? È come se lui avesse tante chiavi e ogni tanto ne prova una, però non trova la serratura giusta. Fino a che nel tempo, ma parliamo di anni, ha trovato la serratura giusta, ha infilato la chiave, ha aperto e ha innescato l'epidemia. Quindi il recettore è questa serratura. Una scoperta preziosa questa, quella del salto dal pipistrello all'uomo, che darà una mano a capire in che modo si muove l'epidemia e a lavorare a un vaccino efficace, fatta a tempo di record dalla squadra del professore e in particolare dal più giovane dei suoi componenti, Domenico Benvenuto, studente del sesto anno di medicina e chirurgia e primo firmatario della ricerca che ha identificato la mutazione. È un albero filogenetico. Immaginiamolo come se fosse un albero genealogico del coronavirus, cioè ti dice da dove deriva, dal progenitore, eccetera, eccetera, il papà, i nonni, i trisnonni, eccetera. Dobbiamo andare indietro a leggerlo. In questa parte vediamo tre genomi completi di pipistrelli che girano in Cina. Questi tre pipistrelli cosa fanno? Seguiamo i rami e arrivano a questo triangolo che, se noi lo andiamo ad esplodere, abbiamo tutte le sequenze genomiche dell'epidemia in Cina, isolate chiaramente dalle persone infette. Ora, è chiaro che il passaggio è dal pipistrello all'uomo e avviene più o meno, abbiamo detto, prima di Natale, la seconda settimana di dicembre. Vedete, questa è la prima persona che si infetta da coronavirus dato dal pipistrello, perché è la prima sequenza genomica di questa persona. Da qui si innesca, vedete, l'epidemia, andando a trasmettersi per contatto persona a persona tramite respiro e tramite colpi di tosse, tramite starnuti, cioè per via diretta. Ma come è avvenuto il salto di specie dal pipistrello all'uomo? Dove e quando? Diciamo che prima di Natale è successo questo salto di specie. L'ipotesi che facciamo noi è nei vet market, cioè nei mercati dove loro vendono animali vivi, perché è una loro usanza, un loro modo di essere, di mangiare la carne. Non hanno probabilmente, specialmente in certi luoghi, non hanno corrente, quindi non hanno frigoriferi per forza, quindi devono vendere animali vivi. E li macellano lì per lì. Ora, chiaramente si imbrattano le mani di sangue, quindi probabilmente questo virus è passato tramite sangue e poi è andato in circolo, ha riconosciuto queste cellule con questo recettore, questa famosa serratura, è entrato e ha cominciato ad innescare l'epidemia. Ora però, spiega Ciccozzi, il contagio è tra le persone e in risposta alle pressioni che subisce da parte del nostro sistema immunitario potrebbe mutare ancora, magari sviluppando una maggiore patogenicità. Ma quando finirà? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché è un virus nuovo. Stiamo imparando a conoscerlo adesso, lo stiamo studiando ora. E siamo in finestra, per modo di dire. Aspettiamo almeno un paio di settimane, vediamo se le nostre misure preventive adottate secondo quelli che sono i criteri del Ministero della Salute funzionano. Per ora stanno funzionando, speriamo che continuino. Diciamo che tra un paio di settimane possiamo tracciare un attimo il punto della situazione. Come tutti i virus, anche il Covid-19 cerca di cambiare aspetto per essere in equilibrio con il sistema immunitario ospite, ma il fatto che si sia trasmesso tramite gli animali selvatici, e non è l'unico, desta grande preoccupazione in tutta la comunità internazionale.
In molti casi i pipistrelli sono degli ospiti di virus che poi arrivano anche all'uomo. Noi sappiamo da sempre che più del 60% delle malattie che arrivano all'uomo passano attraverso animali, anche animali selvatici. Pensiamo soltanto alla rabbia, ma anche a Ebola, alla dengue, alla febbre gialla. E sono vere e proprie epidemie causate da un comportamento errato che ha l'umanità sul pianeta. Non è proprio un caso, infatti, che la Cina abbia da poco approvato una bozza di legge che include il bando immediato del consumo di carne di animali selvatici insieme alla stretta sul commercio illegale a tutela della vita e della salute delle persone.